Vicenza l'ha vinta sulla corsa e sulla testa, tu che dici? Sì, una sconfitta che fa male, siamo arrabbiati perché comunque eravamo carichi per questo derby, ci tenevamo particolarmente per noi e per i tifosi, credo che era una partita troppo importante. Beh, purtroppo è stata una partita tosta, è stata una partita decisa da un episodio arbitrale, secondo me, che non ci voleva, dai. Ecco, raccontaci quell'episodio arbitrale, perché si tratta di un fallo ai tuoi danni in occasione del gol. Sì, no, è un fallo netto che non so se per la nebbia o non so per quale motivo, però non ha fischiato, quindi secondo me l'arbitro, se non era in grado di vederci, doveva sospenderla, e se non riusciva a farsi aiutare dal guardaline, ma era un fallo troppo evidente e doveva fischiare fallo. Però oggi il Verona è mancato, cos'è successo? Ma sì, no, quelli non voglio trovare alibi, alla fine noi sappiamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, dobbiamo restare uniti in questo momento di difficoltà e credo che solo col lavoro ne potremo uscire. Credo che sia una squadra alla fine di carattere, che dobbiamo saper soffrire, riunirci tutti insieme e lavorando e cercando di uscire da questo momento difficile. Mattia, non potete essere contenti, insomma, questo è chiaro, perché questa è una squadra che ci ha fatto vedere delle cose eccezionali, quindi viene da chiederci: ma il vero Verona era quello o il vero Verona è questo? No, di sicuro adesso si fanno mille domande su questo Verona. Io credo che comunque non siamo questi, credo che la squadra non è questa qui, che comunque in questo momento qua siamo in difficoltà, è evidente, però credo che unendoci tutti insieme e lavorando da gruppo riusciremo a uscirne fuori alla grande e a ritornare a essere quelli che eravamo. Voi giustamente dite, insomma, un mesetto, ma l'avete sempre detto, bisogna lavorare tanto. Evidentemente qualcosa nel lavoro non funziona, oppure, chiedo io, è un problema di testa, perché insomma i giocatori sono quelli, è vero, oggi ne mancavano un paio chiaramente importanti, forse più sulla testa, quindi che bisogna che anche il mister lavori e che voi vi aiutiate fra di voi. Ma sì, adesso possono essere mille motivi, alla fine la testa, la condizione fisica, e i giocatori che mancano, secondo me sono tutte, sono mille cose che uno può pensare. Io credo solo che alla fine mollando è l'unico errore che potremmo fare, quindi dobbiamo stringere i denti, ricompattarci, e adesso stiamo prendendo gli schiaffi ed è vero, ma credo che ricompattandoci e stando tutti uniti col mister e tutto il gruppo riusciremo a uscirne fuori più forti rispetto a quelli che eravamo prima. Tu Verona un pochino la conosci ormai, perché insomma la città la conosci un pochino, sai che quando le cose non vanno benissimo vengono fuori pettegolezzi che non sono neanche belli, insomma queste voci di corridoio che ci sono, le mettiamo a tacere queste voci, stipendi, problemi nello spogliatoio, insomma io penso che siete voi i primi a dover dire che le cose effettivamente vanno bene. Ma sì, no, quello assolutamente mi espongo in prima persona e dico che non c'è assolutamente nessun problema, uno spogliatoio credo che in quelli che ho girato è quello più unito che ho mai visto, è uno spogliatoio troppo unito, è uno spogliatoio che non può non uscire da questo momento, perché siamo tutti un gruppo forte, unito, e questo diciamo che è la cosa fondamentale. Poi in questo momento di sicuro qualcosa manca, però dobbiamo essere bravi a saperne uscire fuori alla grande, come lo eravamo un mesetto fa. Sono uno di quelli con i piedi buoni, e in un Verona che ha il miglior attacco, da un periodo da questa parte sorprende forse quell'ultimo passaggio che manca. Anche oggi c'era l'opportunità di farlo su qualche contropiede, come mai? Sì, no, infatti abbiamo avuto anche noi le occasioni, è stata una partita, ripeto, che il pareggio poteva andare giusto a tutte e due perché era una partita a pareggio, poi l'episodio poteva condizionare la partita da una parte o dall'altra. E dispiace che sia stato condizionato da un errore, perché non ci voleva. E poi, cioè, secondo me, anche se fosse stato un errore da parte, cioè, a favore nostro, era comunque da condannare l'arbitro, perché non puoi non sospenderla se non vedi. E comunque basta, perché non credo che le scuse siano utili adesso. Però penso che comunque la partita l'abbiamo fatta creando qualcosina, poi ci è mancato quel pizzico di cattiveria in più negli ultimi metri per far gol. Il Verona professa il bel gioco e pratica il bel gioco, però gli altri si coprono, vanno sull'aggressività e magari portano a casa anche il risultato. Siete convinti che sia questa la strada giusta?
Sì, lo sappiamo, tutte le squadre che abbiamo affrontato con noi fanno la partita della vita, è così, perché comunque affrontano il Verona e cercano di dare tutto e di più. Noi comunque scendiamo in campo anche noi cercando di dare tutto, poi il nostro credo è sempre comunque quello di giocare a calcio, non è quello magari come altre squadre di metterla nella cattiveria, però noi dobbiamo essere magari più cattivi perché possiamo incontrare questi campi difficili come abbiamo incontrato qua a Benevento, sono campi comunque difficili e quindi dobbiamo essere bravi comunque magari a cambiare il nostro modo di giocare e metterla anche noi sotto quel punto di vista. Soffocati da questa nebbia, però un sorriso facciamolo, perché dietro hanno perso tutte, quindi bene o male, dai, il Verona è ancora lì davanti ed è una buona notizia. Sì, no, vabbè. Secondo me ci dà ancora più rabbia questo, perché comunque potevamo allungare da due partite che le altre dietro non riescono a vincere, e se noi avessimo portato a casa due vittorie saremmo da tutta molto distanti rispetto a loro, però basta, è finita, dobbiamo metterci in testa che la prossima è ancora difficile contro l'Entella e dobbiamo ricompattarci e portare a casa i tre punti in casa, perché è troppo fondamentale.